Moscatelli, capo politico comunista delle bande della Valsesia e di quelle dell'Alto Novarese, è un tipo slavo di anni 33 circa, di temperamento energico e di molto spirito. Indossa uniforme di colore bruno scuro, pantaloni fermati alle scarpe, al bavero della giubba una stella alpina ricamata. Ha sempre seco un consigliere militare, che è un ufficiale chiamato Bruno, della sua medesima età, e veste la sua stessa uniforme, come pure così la vestono gli altri elementi costituenti lo Stato Maggiore del Moscatelli. Così, il notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del 16 luglio 1944 descrive Vincenzo Moscatelli, conosciuto da tutti come Cino. E oggi, amici, ci ritroviamo in un luogo particolare, a me molto familiare, ma non a voi, e in un luogo soprattutto molto importante per la storia della resistenza valsesiana. Ci troviamo infatti nella frazione di Castagneia di Breia, che è l'ultima frazione sulla strada rotabile in cui appunto si trova la frazione che fa parte del comune di Breia. E qui si trovò il primo comando partigiano della Valsesia. Si costituì proprio in questa piccola frazione. Quindi ha tutto il diritto di essere in questo video, di poterne parlare in questo video, anche se è una piccola frazione con pochissimi abitanti. E proprio qui Moscatelli, Cino Moscatelli ed Eraldo Gastone, detto Ciro, decisero e iniziarono la loro lotta contro il nazifascismo durante la guerra di liberazione nazionale. Vediamo in questa foto, in questa piccola frazione, in piazza, si trovano due cartelli di questa bella iniziativa che si chiama proprio questo programma interregionale Italia-Svizzera, che si chiama La memoria delle Alpi, i sentieri della libertà, che ci racconta brevemente i fatti e i luoghi, appunto, la storia di queste zone. E come vediamo su questo cartello, ci dice proprio che in questa frazione Castagnea di Breia, sul Monte Briasco, su questo itinerario, nell'autunno del 1943, su queste montagne, intorno a Cino Moscatelli, si costituì il distaccamento Gramsci, che il 18 febbraio 1944 diede vita alla sesta brigata Garibaldi, appunto chiamata Gramsci. E anche quando nella seconda metà del 1944 il movimento consolidò la propria presenza militare costituendo il comando unificato della divisione Valsesia e della divisione Ossola, i sentieri intorno al Monte Briasco continuarono a rappresentare uno snodo fondamentale per i collegamenti fra i partigiani valsesiani e quelli operanti nel Cusio e nell'Ossola, luogo di transito, di collegamento fra le formazioni e punto di partenza per le azioni verso Borgosesia, Varallo, Omegna e Borgomanero. E questa cartina al fianco indica proprio come la disposizione di queste frazioni, di questi luoghi, compreso il Monte Briasco, che è un altro luogo fondamentale per la storia della resistenza valsesiana, perché fu luogo di aspri scontri e delle vicende che andremo proprio adesso a narrare. Ma prima di tutto questo, dobbiamo introdurre la figura di Vincenzo Moscatelli e lo faremo molto molto brevemente, perché vi consiglio a tutti di andare a leggervela e studiarvela con calma, perché è ovviamente una biografia politica molto approfondita e inizia nel 1908, quando appunto Moscatelli nasce a Novara, quella città che lo vedrà anche sindaco nel secondo dopoguerra. Moscatelli vivrà fino al 1981. A Novara, come ci ricorda, e qui seguirò la traccia della biografia politica scritta e presente all'interno del volume Il Movimento Operaio Italiano nel Dizionario Biografico degli Editori Riuniti, Stefano Caretti fa proprio la biografia politica
di Vincenzo Moscatelli. La percorrerò brevemente, ripeto, andatevela a leggere. Figlio di un ferroviere e di una casalinga, Moscatelli fin da giovanissimo, finita le prime scuole, le prime classi elementari, deve andare a lavorare, proprio perché è di famiglia a modeste condizioni e quindi deve guadagnarsi da vivere. E da subito il suo carattere viene in evidenza, fin quasi da bambino, nella prima adolescenza, perché è un carattere ribelle, un carattere che non accetta talune regole. E l'ambiente della fabbrica sviluppa in lui queste caratteristiche. E dietro i principali scioperi, le principali agitazioni nelle fabbriche in cui lavora e nelle altre aziende, ci sarà comunque sempre, sarà sempre presente. E viene di conseguenza la sua scelta di iscriversi prestissimo, infatti, nelle file del Partito Comunista Italiano e in questo caso nella Gioventù Comunista. Una scelta che prende fin dal 1925, quindi è veramente, essendo nato nel 1908, è veramente giovanissimo. Lavorerà in varie aziende e ovviamente entrerà nell'occhio non benevolo dei padroni, proprio per le sue scelte politiche e per questa attività politica, e sarà quindi costretto a lavorare anche in aziende al di fuori di Novara. A venire a Milano, per esempio, anche all'Alfa Romeo di Milano, il grande stabilimento milanese. Ma tutto questo deve finire, perché nel 1927 la sua attività politica lo ha portato troppo, lo ha portato già al centro dell'interesse della polizia fascista. E quindi è costretto, si vede, è costretto a espatriare. E decide, come molti comunisti italiani, di fare, o perseguitati o antifascisti, di fare una prima tappa in Svizzera, dove tra l'altro si trovano per una riunione, più che altro un corso di partito, si trovano i dirigenti del PCI, anche loro braccati dall'OVRA, la polizia politica fascista. Togliatti, Longo, Ruggero Grieco, prende parte, riesce a prendere parte a questo, diciamo, corso di formazione, ma anche lì la polizia lo espelle immediatamente dalla Svizzera. E prosegue quindi per Berlino e poi si vede anche lì costretto ad andare a Mosca, come tanti altri comunisti, vede la scelta della Russia sovietica come un luogo in cui perlomeno può respirare senza essere braccato. In Unione Sovietica frequenta dei corsi anche lì di formazione politica marxista, militare, eccetera. E quindi nel 1930 possiamo dire che Vincenzo Moscatelli è già un militante del Partito Comunista Italiano forgiato e formato. Ma manca qualcosa alla sua, diciamo, formazione definitiva. Manca la dura esperienza del carcere, un'esperienza che accomuna un po' tutti i militanti del Partito Comunista Italiano sotto regime fascista. Questi militanti sanno che prima o poi c'è una probabilità molto alta, per non dire la certezza, che cadranno, come si diceva in gergo, ovvero che verranno arrestati. Questo avviene quando nel 1931 Moscatelli è rientrato in Italia e viene inviato dal partito in Emilia-Romagna, appunto per ricollettere i contatti di quella regione, ricostruire l'organizzazione comunista in quella regione. Fa un ottimo lavoro, ma dopo solo 3 mesi cade, ovvero viene arrestato. La condanna del Tribunale Speciale Fascista è durissima, come sempre in questi casi. 16 anni e 6 mesi di reclusione. Sentenza del 24 aprile 1931. Sono condanne molto pesanti, come d'altronde quelle che hanno colpito Antonio Gramsci, Umberto Terracini e tanti tanti altri. E interdizione perpetua dai pubblici uffici, 3 anni di vigilanza speciale per ricostituzione e appartenenza al Partito Comunista, propaganda sovversiva ed espatrio clandestino. Sconterà la sua pena nelle carceri di Volterra, Civitavecchia e Alessandria. E poi, fortunatamente per lui, la pena gli fu ridotta per amnistia decennale a 7 anni, di cui 2 poi condonati, come ci ricorda la sua biografia.
Ad Alessandria venne anche rinchiuso in cella di isolamento per 6 mesi. Ecco, è questo il Moscatelli che esce dalle carceri nel 1935. È un militante comunista temprato adesso da tutte le esperienze, purtroppo anche negative. Il carcere duro, la clandestinità, e questo però ha fatto del ragazzo ribelle, ha fatto il rivoluzionario di professione temprato, e sicuramente più pronto alla lotta nella clandestinità. Il problema è che adesso deve ricominciare, diciamo, la vita anche civile, quindi subito nel 1936 cerca di ritornare al suo lavoro, che era quello di operaio, quello che è sempre stato, quello che aveva iniziato in gioventù. E nel 1936 si trova appunto come operaio, lo vediamo in questa foto, nelle cartiere di Serravalle Sesia. Ma anche lì, ovviamente tenuto sotto stretta sorveglianza e con un banale motivo falso, tra l'altro, gli è imputato l'aver scritto una scritta sovversiva su un muro, tra l'altro cosa non vera, viene di nuovo arrestato per fargli scontare altri 6 mesi di prigione. Quindi finalmente viene liberato questo periodo, diciamo, tra il momento della scarcerazione, il 1935, e il 1943, ovvero l'inizio della resistenza della guerra di liberazione in Italia, sarà, come ci ricorda appunto la sua biografia, essendo lui considerato bruciato, tra virgolette, riesce a mantenere soltanto contatti saltuari con l'organizzazione clandestina comunista. Quindi sono gli anni dal 35 al 43 sono i meno noti della sua vita, ma forse i più importanti. Ci dice proprio che, favorito da naturale energia e cordialità umana, intraprende attività commerciali, cioè decide di lavorare in proprio, e instaura rapporti di simpatia e di amicizia con le persone più disparate, favorisce lo svilupparsi di sentimenti antifascisti che si vanno sempre più palesando a mano che la situazione precipita verso la catastrofe. Si fa conoscere amici a Borgosesi, a Serravalle, a Grignasco, a Valduggia, a Romagnano, a Barallo. Arriva il 25 luglio 1943 e la caduta di Mussolini. Questa è la data storica, lo sappiamo, per l'inizio della guerra di liberazione. Perché a Borgosesia, la cittadina di Vincenzo Moscatelli in cui si trova, ci sono le prime manifestazioni, ovviamente, e i primi sentimenti, appunto, antifascisti vengono allo scoperto in pubblico. E da lì a poco, l'8 settembre 1943, con tutti i fatti che non andiamo a rivedere, ma che sono praticamente la data di inizio, anche per Moscatelli stesso e per Eraldo Gastone, di cui adesso ne parleremo, l'altro capo condottiero della lotta di liberazione in Valsesia, c'è cioè l'armistizio, e il giorno dopo, il 9 settembre 1943, a Borgosese, proprio Moscatelli è uno dei fondatori del Comitato Valsesiano di Liberazione. Quindi parte subito con la sua organizzazione politica in questa direzione, anche se non è ancora ben delineata. Il 29 ottobre invece 1943 si può considerare la data proprio di inizio della guerra guerreggiata di liberazione in Valsesia, perché è la data che coincide con l'arresto di Vincenzo Moscatelli. Questo arresto sarà l'ultimo per Moscatelli, perché da lì in avanti si guarderà bene di farsi arrestare nuovamente. In questo caso è stato, diciamo, è caduto in un tranello, i carabinieri lo hanno convocato e sappiamo che appunto era accaduto col governo Badoglio. I carabinieri, c'era un tacito accordo con i partigiani, appunto con i primi partigiani di collaborazione, invece questi carabinieri hanno un accordo con i tedeschi per consegnargli il Moscatelli.
Detto questo, Moscatelli viene liberato nella notte proprio dai partigiani. E vorrei fermarmi qui per un momento per introdurre uno di quelli che prese parte a questa azione e che sarà con Moscatelli il coautore, possiamo dire, il dirigente della guerra di liberazione valsesiana, della lotta di liberazione valsesiana. Eraldo Gastone, nome di battaglia Ciro. Eraldo Gastone è una figura diversa da quella di Moscatelli, prima di tutto per le origini e poi soprattutto proprio come figura anche professionale. Aveva potuto studiare, aveva studiato ragioneria, lavorava come ragioniere, aveva dovuto fare il servizio ovviamente militare e aveva deciso di proseguire la carriera militare. Quindi era diventato addirittura diciamo che era diventato un tenente dell'aeronautica e era stato inviato a Ferrara prima e in altri luoghi d'Italia poi proprio a svolgere servizio. Aveva anche combattuto su vari fronti la Seconda Guerra Mondiale. E l'8 settembre lo vede proprio ritornare, lo vede in viaggio che sta ritornando verso Novara. E quando capisce, uomo di grande intelligenza, capisce che gli eventi stanno prendendo quella piega, decide addirittura di proseguire direttamente per Borgosese dove aveva alcuni contatti. Ha un contatto non diretto, ma conosce la figura già di un cugino di Vincenzo Moscatelli e decide di andare appunto a prendere contatti con lui. Da allora, da quell'8 settembre 1943 fino alla fine della guerra e anche dopo nell'attività politica saranno due figure indivisibili e solo uniti riusciranno a esprimere le massime potenzialità al comando appunto delle divisioni partigiane. Quel primo piccolo nucleo è composto da soli 15-20 elementi, fra cui Eraldo Gastone, che liberano e torniamo a quel giorno, torniamo a quel 29 ottobre in cui viene appunto liberato Vincenzo Moscatelli. Decidono, ovviamente non possono più stare, capiscono subito che Borgosese non è più un luogo adatto e anzi molto pericoloso per loro, e decidono di andare in montagna, in quelle montagne che circondano la valle del Sesia. Quindi si dirigono proprio verso questa frazione in cui ci troviamo adesso, queste piccole frazioni, questi piccoli alpeggi. Fanno una sosta a quella che in piemontese si chiama l'Alp d'Alfra, che è in località Sangrato, un'alpe appunto di questo signore appunto che aveva questa barbara caratteristica. Proseguono poi per il Monte Briasco, questa cima con questa fitta vegetazione che Moscatelli poi nel suo libro Il Monte Rosa è sceso a Milano, scritto con Pietro Secchia, di cui poi ne parleremo, ricorda proprio il Monte Briasco che domina, ce lo dice lui stesso, ne dà una bella descrizione. Il Monte Briasco, dice, la scelta del Monte Briasco come primo accantonamento in montagna dei partigiani in Valsesia si rivelò la migliore che potesse essere fatta nella località. Ogni qualvolta succedevano degli sbandamenti in conseguenza di rastrellamenti, i partigiani sapevano già quasi per istinto che al Briasco si sarebbero ritrovati col resto della formazione a cui appartenevano. Anche nel corso dei rastrellamenti il Briasco fu sempre considerato una zona sicura, nella quale si poteva sfuggire ad ogni insidia. Il Monte Briasco, lo ricordiamo, è denso di una pineta fitta, è alto 1185 metri, quindi è una vetta abbastanza bassa, però con una vegetazione molto molto fitta e impenetrabile. L'Alpe del Bordone, che sarà comando partigiano e che apparteneva al mio bisnonno, è cosiddetta dal nome del contadino proprietario,
i cui figli e figlie, dice Moscatelli nel suo libro, generosamente contribuirono alla nostra lotta, è protetta alle spalle dalle ultime rampe del monte Briasco, appunto. Coperte da una fittissima pineta, si stende su di un ampio terrazzo naturale, dal quale si domina il sottostante vallone. Questo scende a Castagneia, dove ci troviamo, sul fondo di destra e piana dei monti su quello di sinistra, e qui cominciano i collegamenti ruotabili, le strade, la prima per Celio e Borgosese, la seconda per Zucchero, Galleria della Cremosina, Lago d'Orta. Il fianco sinistro dell'Alpe è protetto dal fitto intersicarsi del sistema collinoso dominato dal Monte Navigno, oltre il quale in basso si apre il Lago d'Orta. Quindi il Briasco diciamo che è un luogo strategico, perché domina un po' tutta la valle e ci sono molte possibilità di sganciarsi. Questo perimetro, dice proprio Moscatelli, può essere approssimativamente calcolato in circa 70 km, questo è dove si svolsero gli eventi, racchiude una superficie di circa 300 km², al margine della quale vi sono centri popolosi industriali come Varallo, Borgosesia, Quarona, Valduggia, Gozzano, Omegna, oltre a numerosi villaggi, frazioni e località abitate. Appare chiaro il vantaggio della scelta del Briasco come prima base partigiana, perché tale posizione permetteva di controllare tutta la superficie suddetta e le località ad essa collegate nel raggio di 2 o al massimo 3 ore di marcia. Allora, facciamo un attimo un salto. Sappiamo che la guerra di liberazione si svolge in tutta Italia e sappiamo che la maggioranza delle formazioni erano le famose brigate dette di Garibaldi, quelle formate principalmente dal Partito Comunista Italiano, organizzate dal PCI. Non è l'argomento di questo video, non ne voglio parlare, ma due parole dobbiamo spenderle di introduzione. Sappiamo col ritorno di Togliatti in Italia, 1944, c'è stata la svolta di Salerno, il PCI si schiera appunto, la politica del PCI si schiera per la guerra di liberazione, per il fronte di liberazione unito, liberazione nazionale. E le formazioni partigiane vengono organizzate in questa maniera. Il PCI spinge anche la sua base operaia in questa direzione ed è noto che la guerra di liberazione fu condotta principalmente dagli operai e dal proletariato urbano e anche dai contadini. Quindi i Moscatelli, i Secchia, i Longo, eccetera, eccetera, e tanti altri dirigenti spingono in questa direzione. E quindi in Valsesia, specie la Valsesia di allora, che oggi si è trasformata, si trovano grandi centri industriali e Borgosesia è uno di questi, dove ci sono lanifici, rubinetterie, eccetera, eccetera. Quindi già nel 1914 c'era stato, 1913 c'era stato un grande sciopero a Borgosesia. Quindi una tradizione operaia. Nel 1943 ci sono grandi scioperi in tutto il nord Italia, a partire da Milano, Torino. È questo il clima in cui si svolge e si combatte la guerra anche politica del PCI in Italia. E i fomenti, gli scioperi del 1943 sono una delle basi della resistenza. Quello che voglio dire è che invece per quanto riguarda la Valsesia, il 22 dicembre del 43, quindi dopo appena 2 o 3 mesi, durante l'inverno, avviene un fatto che secondo la testimonianza di molti sarà il fatto determinante a far sì che molti incerti, molti senza posizione, senza partito politico, si schierino con i partigiani per la guerra di liberazione. Questo fatto avviene in piazza a Borgosesia. Vengono fucilate 10 persone, tra cui una è forse la più nota, un personaggio di grande spicco di Borgosesia, che è un industriale in questo caso. Fra tanti operai e contadini partigiani c'è anche qualche industriale. Questo si chiama Osella, darà il nome all'82esima brigata, l'82esima brigata proprio Osella, che verrà comandata dal comandante Vinzio, Mario Vinzio, il Pesco di Grignasco. Di cui ne parlo in un altro video, perché è una figura emblematica della resistenza valsesiana.
Osella viene fucilato proprio per aver aiutato i partigiani con altre 10 persone, tra cui un bambino. E quindi il 22 dicembre del 43, tanti senza partito, tanti incerti, decidono di andare in montagna. E andare in montagna vuol dire andare a Castagneia, vuol dire venire in questo luogo dove ci troviamo. E qui ci sono Moscatelli, qui i partigiani hanno il loro comando. E il loro comando lo abbiamo, basta girare la telecamera in questa direzione e vediamo quella casa che si intravede là dietro, è proprio il comando adibito a comando partigiano. Quindi Castagneia sarà un luogo appunto di scontro e sarà uno degli obiettivi dei tedeschi e dei fascisti, proprio perché è noto punto di convergenza dei partigiani. Il 18 gennaio 1944, un giorno che ricordano molto bene i protagonisti di quelle vicende, chi ha subito quelle drammatiche vicende e che viene ancora ricordato ogni 18 gennaio qui in questa frazione, è il giorno del grande rastrellamento, è il giorno in cui viene messo a ferro e fuoco Castagneia, questa frazione, compresa la casa in cui ci troviamo, compreso il pavimento che vedete sopra di me, che mantiene ancora in alcune travi il nero della combustione. E queste colonne che vedete qui di fianco a me sono proprio su una di queste colonne, è stato legato il proprietario di questa casa in cui mi trovo. E una persona anziana e venne lasciato appunto, andato fuoco alla casa, venne lasciato morire per i fumi e le ustioni provocate. Un partigiano, il Velat Anselmo, che conosco e che è ancora vivo e lavora ancora come boscaiolo, con la sua unità si trovava a pochi metri, si trovava su quel prato di fronte a questa casa, poterono assistere all'incendio di Castagneia, ma non poterono intervenire. Aspettarono la notte per scendere e recuperare il cadavere di questo uomo e di altri che perirono uccisi dai nazifascisti. Questo giorno, il 18 gennaio del 1944, Moscatelli decide che Castagneia non è più sicura e l'importante per il momento è uscire da questo grande rastrellamento. Oltre 5.000 soldati tedeschi sono impegnati, stringono un cappio attorno al Monte Briasco. Moscatelli, Gastone e qui introduciamo anche un'altra figura molto molto importante perché è il braccio militare, uno dei braccia militari di Moscatelli, il comandante Bruno, Albino Calletti, che ho avuto anche la possibilità e l'onore di conoscere perché è venuto proprio in questa casa. Da anziano per rivivere e visitare i luoghi in cui aveva combattuto, me lo ricordo ancora, e morto a 92 anni. E il comandante Bruno fu proprio uno di quelli, anche lui militante, era anche lui un rivoluzionario di professione, non un militare, quindi aveva un passato politico molto travagliato, anche lui uscito dalle galere, eccetera, eccetera. Il comandante Bruno, che me lo ricordo di una vivacissima intelligenza, sarà uno di quelli che parteciperà a fare uscire il distaccamento Gramsci di Moscatelli dal cappio che i tedeschi hanno steso intorno al Monte Briasco di notte, di quel tristissimo e drammatico 18 gennaio 1944. Da allora Moscatelli decide che la Bassa Valsesia non è più un comando, un posto sicuro e attraverso Civiasco porta il suo reparto verso Rimella in cui stabilirà il comando per alcuni mesi. E Rimella si trova, per chi non lo sapesse, in Alta Valsesia e il comando partigiano rimarrà a Rimella fino alla Pasqua del 1944.
Perché poi, pochi lo sanno, il comando partigiano, perché non dimentichiamolo, Moscatelli diventa una figura nota tra gli antifascisti, tra i partigiani, come diventa nota tra chi lo cerca, tra i suoi avversari. Quindi viene messa una taglia e c'è qui anche la foto di questo manifesto appeso sui muri della Valsesia, in cui viene riconosciuto un premio di 100.000 lire a chi dà notizie appunto di Moscatelli. Vengono inviate delle spie, e vengono inviati dei reparti proprio per poterlo catturare. E nella frazione in cui ci troviamo, Castagneia, è un episodio che è noto e che mi hanno raccontato alcuni anche partigiani, appunto il Velatta ed altri. Proprio due spie, due partigiani, che loro erano partigiani, proprio nella casa che vediamo accanto a me, in cui dormivano, andarono a prelevare Cino e Ciro, che dormivano in quest'altra casa che vedete in questa fotografia, a breve distanza, decisero di consegnarli ai tedeschi, o comunque volevano assumere il comando della formazione, volevano eliminare Cino. Si salvò per miracolo, lo portarono in una frazione qui vicina, riuscì alla fine a convincere il Moscatelli e a convincere in qualche modo di lasciarlo andare, e tornò a Castagneia di corsa, e i partigiani il giorno successivo, nella notte, riuscirono ad arrestare queste due spie. E qui, in questa frazione, in questa casa che mi sta di fronte, avvenne il processo proprio queste due spie. E anche in questo caso racconto questo episodio per raccontare il carattere e la personalità di Cino Moscatelli. Anche in questo pericolo, in questo caso di un pericolo di vita, veramente questa volta scampata per un pelo, anzi lui stesso si aspettava di morire. Cino non si sentirà di condannare a morte questi due traditori, ma anche in quel caso Eraldo Gastone, con la fermezza un po' militare che lo contraddistingueva, deciderà con una votazione, deciderà comunque di condannare a morte i due. Ecco, anche qui Eraldo Gastone è un po' l'uomo che frena in alcune azioni Moscatelli pieno di energia, pieno di iniziativa, trabocca di iniziativa, Eraldo Gastone più pragmatico, i piedi per terra, carattere non duro ma comunque determinato e implacabile, e equilibrerà tante volte le azioni di Cino, a volte fin troppo avventate. Quindi i due si compenseranno, formeranno questo duo formidabile che sarà di esempio, diventerà famoso in tutta Italia e durante tutta la guerra di liberazione. Per contrastare tutto questo, non dimentichiamo che i fascisti invieranno in Valsesia, opereranno alcune delle legioni più spietate e sanguinarie della Repubblica Sociale Italiana. Ne ricordo solo alcune: la Legione Muti operò in Valsesia, soprattutto il 63° Battaglione M Tagliamento di Zuccari, che si coprì dei crimini più efferati, proprio fu quello che fucilò quelle 10 persone a Borgosesia, e tante altre rappresaglie in giro per la Valsesia, la Valsessera, la Valdossola, eccetera. E poco distante, a Novara e in tante altre città del Piemonte, operò anche la famigerata decima MAS. Quindi, e non è un caso, quindi vennero inviate qui le legioni fasciste più ideologicamente convinte, che si coprirono di più efferatezze, e che avevano tra le loro file più criminali, e anche criminali comuni che venivano appunto assoldati a pagamento nelle loro file, per combattere appunto i cosiddetti, quelli che loro chiamavano i ribelli. E
la lotta di liberazione fu condotta, non dimentichiamo questo aspetto drammatico, con ben pochi prigionieri da entrambe le parti. Di solito i partigiani catturati venivano passati per le armi. Quando non venivano uccisi o torturati, venivano tenuti per uno scambio futuro di prigionieri. E i partigiani spesso adottarono gli stessi sistemi imposti proprio dai fascisti e dai tedeschi, quindi la giustizia sommaria sul posto e lo scambio di prigionieri. L'episodio che ho raccontato su Moscatelli è solo uno dei tanti attentati alla sua vita personale. Non fuggì mai in Svizzera, ma rimase, come pensavano i tedeschi, i fascisti che lo cercavano, lo braccavano, ma rimase anzi sotto i loro occhi, proprio stabilendo il comando a Valduggia, che è un piccolo centro industriale, ma assolutamente era nelle mani dei fascisti, mani tedesche, e nessuno sapeva che Cino e Ciro passarono lì l'intero arco della seconda parte, la più importante, della guerra di liberazione. E precisamente, per chi voglia farvi una visita, il comando era nella frazione di Orlonghetto, in un piccolo cascinale in cui il coraggioso proprietario ospitò in una segretezza assoluta i due comandanti della resistenza valsesiana e due tra i più importanti della resistenza piemontese ed italiana. Ad Orlonghetto Cino e Ciro vissero per molti mesi. Avevano costruito una specie di bunker sotto la casa, da qui partivano tutte le direttive e gli ordini che raggiungevano attraverso coraggiose staffette le formazioni partigiane, e i fascisti e i nazisti non si accorsero mai, fortunatamente, che Moscatelli era di casa proprio, e non si spostò mai, proprio perché si spostava solo di notte, correva grandi pericoli a spostarsi perché la sua faccia era comunque conosciuta, e si spostò solo di notte e riuscì a comandare le formazioni direttamente dal comando di Valduggia, appunto di Orlonghetto. E questo fino alla fine della guerra. Ricordiamo che verso la fine della guerra di liberazione aveva al comando ben 12 brigate, era partito da un gruppo di 15 elementi, un distaccamento, una brigata, poi diventerà una divisione con ben 12 brigate con circa 3.000 uomini al suo comando. Nell'ultima parte della guerra, la cosiddetta pianurizzazione, cioè lo spostamento della guerra partigiana verso la pianura, Cino, Ciro e il comandante Bruno porteranno la guerra in pianura. Ovviamente io in questo video ho appena il tempo di parlare di questi tre comandanti, ce ne sono tanti altri, bisognerebbe nominarli tutti, ma non c'è la possibilità. Alcuni tra i più fidati collaboratori di Cino furono proprio il comandante Franco Moranino, detto Gemisto, altra figura leggendaria da queste parti, Nello Olivieri, a cui è dedicato ancora oggi il sentiero Nello, ucciso nella frazione di Valpiana, partigiano che combatté in Valsesia ma di origini tosco-emiliane, e la figura di cui voglio parlare appunto in un altro video, la figura mitica e leggendaria di Mario Vinzio, il Pesco, dell'82esimo, che comandò proprio l'82esima brigata Osella col suo gruppo. Ne parleremo, e non perdetevi l'altro video proprio appunto sul Pesco, che è una figura veramente carismatica e emblematica. La guerra appunto si sposta in pianura, i partigiani liberano verso l'aprile del 45 Varallo, lo vediamo in queste foto, Villa d'Ossola, vediamo Moscatelli e Gastone parlare nei comizi, accettare, trattare la resa dei tedeschi, come vediamo in queste foto, fanno cadere Novara addirittura. E qui tutta l'abilità militare di Gastone, braccio militare, perché Vincenzo Moscatelli è sempre stato commissario politico della brigata Garibaldi, e Eraldo Gastone il braccio militare assieme al comandante Bruno.
E anche qui Gastone mette in campo tutta la sua abilità militare. Con Bruno riesce a far cadere la città di Novara, facendo cadere i tedeschi, la guarnigione tedesca in un tranello. Inganna i tedeschi facendogli credere di essere circondati da forze molto superiori, e in realtà si trattava di pochi distaccamenti partigiani. E così riescono appunto a ingannarli e a farli cadere in questo strabocchetto e portarli a trattare la resa. Il CLN secchia, chiama le formazioni, la divisione di Moscatelli a Milano. Milano è liberata, ma il 25 aprile è ancora in pieno svolgimento la lotta, non è che sono lì a celebrare. Si sta sparando e combattendo. Quindi vengono chiamate le divisioni, Pietro Secchia, il compagno di lunghe lotte biellese, chiama dirigente della sinistra del Partito Comunista Italiano, storico dirigente. Chiama Moscatelli ad aiutarlo a Milano con le sue formazioni per porre fine alla liberazione di Milano e quindi del nord Italia. Queste foto che vediamo vedono il Moscatelli sfilare con Pietro Secchia, con Luigi Longo, con Aldo Aniasi e con tanti altri dirigenti della guerra di liberazione. E ho qui di fianco a me quello che nel 1949 la medaglia d'argento al valore militare, che nel 1949 il presidente del Consiglio De Gasperi assegnò proprio a Vincenzo Moscatelli per l'azione che svolse proprio a Castagneia. E qui c'è scritto, leggiamo proprio il testo. Animatore e condottiero della lotta di liberazione. Assumeva durante una critica fase della battaglia il comando di due distaccamenti partigiani, minacciati da attacchi concentrici, sferrati da numerose forze nemiche, sostenute da mezzi corazzati, e con abile ed ardita manovra riusciva a sganciarli dalla pressione avversaria. Costretto a ripiegare, raggiunto una zona boscosa, costituiva con i suoi uomini due nuclei di arditi che con un'intensa azione di fuoco protessero la ritirata del grosso della formazione. Primo fra i primi per ardimento e valore, sempre presente ove maggiore era il pericolo, sapeva con l'esempio mantenere vivo l'ardore della lotta salvando i compagni dall'accerchiamento da parte del nemico. Castagneia, 3 gennaio 1944. Questa è la medaglia d'argento al valore militare, assegnata proprio a Vincenzo Moscatelli. Il presidente della Repubblica Pertini verrà per l'assegnazione di una medaglia anche alla resistenza valsesiana nella città di Varallo nel 1973. Vincenzo Moscatelli continuerà la sua attività politica come deputato senatore del PCI e fino alla fine della vita nel 1981. Fonderà l'istituto, e adesso ci arriviamo, l'istituto per la storia della resistenza della società contemporanea nella provincia di Biella e Vercelli, che porta il suo nome, Cino Moscatelli, nel 1974. Verrà a mancare, abbiamo detto, nel 1981, e Gastone, Eraldo Gastone, Ciro, verrà a mancare pochi anni dopo, nel 1986. L'Istituto per la storia della resistenza, per chi volesse approfondire questo argomento, ha pubblicato numerosissime, la memorialistica, numerosi testi, memorie sulla resistenza valsesiana piemontese. Io sono a conoscenza di oltre 100 testi, raccoglie la bibliografia di questo istituto. Pubblicazioni, addirittura i partigiani valsesiani erano così organizzati che avevano un loro organo, un loro giornale, La Stella Alpina, che venne pubblicato dal 1944 al 1946. Ci sono appunto, ho detto, oltre 100 volumi, alcuni molto belli. Questo video, quelli che mi sento di raccomandare e che ho utilizzato ampiamente per fare questo video, sono, beh, non può mancare e racconto in prima persona dei protagonisti della lotta di liberazione in Valsesia, Pietro Secchia e Cino Moscatelli. Il Monte Rosa è sceso a Milano di Einaudi, uscito nel 1958, e poi quello
quella che è un po' la Bibbia della resistenza valsesiana, edito sempre, edito questa volta dall'Istituto per la Storia della Resistenza di Borgo Sesia e ora a Varallo, che è l'opera di Cesare Bermani, che si intitola proprio Pagine di guerriglia, in cui vediamo in questa copertina proprio Cino Moscatelli. Pagine di guerriglia, è in quattro volumi, più uno di indici, è molto molto dettagliato e sicuramente è l'opera omnia di un ricercatore serio come Cesare Bermani, forse il più esperto nella storia della resistenza valsesiana, con innumerevoli testimonianze prese a fine anni 60, partendo proprio dal comune di Grignasco, era un'opera partita proprio dall'iniziativa del comune di Grignasco, fonti di prima mano, interviste dirette ai protagonisti, non solo Moscatelli, Gastone, ma tutti i tanti partigiani, normali partigiani, staffette, collaboratori, antifascisti, comunisti, eccetera, eccetera, o di altri partiti politici e di altre formazioni che presero parte alla lotta di liberazione in Valsesia. Come si dice, è uscito nel 1000, è stato edito in questa edizione nel 1900, dal 1995 al 2000, appunto, sono usciti quattro volumi in cinque tomi. Questa è l'opera, queste due opere sono quelle che io vi consiglio. E poi, ovviamente, sempre dell'Istituto, a lui intestato, Il ricordo di Cino Moscatelli, da cui abbiamo tratto appunto la documentazione fotografica che raccoglie un po' la biografia e vari articoli di chi lo ha, biografici e memorialistici di chi lo ha conosciuto. Vi invito a visitare i luoghi appunto descritti dai sentieri della libertà, anche i sentieri, fare delle camminate sui sentieri appunto che vengono ricordati in questi cartelli, non solo in Piemonte ma in tutte le Alpi, ma in particolare qui in Valsesia. E per concludere voglio leggere appunto quello che ha scritto Giancarlo Paietta durante la seconda guerra ancora, appunto del comando della resistenza in Valsesia di Cino e Ciro Moscatelli. Così scrisse: l'ha detto Ciro, prima di essere un ordine e una garanzia. Se l'ha detto lui che vede più lontano, che decide più sicuro, si può andare con fiducia. La strada è quella buona. Se vi domandano se è possibile che un comandante in gamba, pieno di iniziativa e sicuro di sé, possa andare d'accordo con un commissario cui l'iniziativa trabocca e per il quale la sicurezza è la dote essenziale, rispondete pure di sì. E se non ci credono, allora mandateli in Valsesia, al comando delle divisioni garibaldine, a trovare Ciro e Cino Moscatelli. Grazie a tutti e alla prossima.